Ciao a tutti, sono Sara e oggi sono qui per parlarvi della novella di Verga contenuta nella raccolta Vite nei campi, che si chiama Cavalleria Rusticana. In questa novella il protagonista è Turiddu Macca, che è un contadino di molto umili origini, fidanzato con Lola. Ad un certo punto lui deve partire per la leva militare. In questo periodo la situazione economica della sua famiglia si aggrava notevolmente, infatti la madre, Gnanunzia, è addirittura costretta a vendere l'unico mulo che possedeva la famiglia. In questo periodo Lola, la sua fidanzata, si diciamo, decide di sposare Alfio, che era invece un signore con molti possedimenti, addirittura aveva quattro muli e quindi con una situazione economica ben migliore di quella di Turiddu. Quando Turiddu torna, ovviamente è molto geloso e non accetta questa situazione. Va a lavorare quindi nei campi del signorotto Cola, che era vicino di Alfio, e fa innamorare la figlia di Cola, Santa. Questo scaturisce ovviamente la gelosia di Lola, che decide di invitarlo a casa quando Alfio non c'è. Santa scopre questo, lo va a dire ad Alfio e diciamo, questo scaturisce in un duello tra i due, tra Turiddu e Alfio. Questo duello è descritto in modo molto dettagliato da Verga per quasi rimandare al codice d'onore cavallo. Questo duello si conclude con la morte di Turiddu. Infatti non solo viene accoltellato, ma cioè, dopo essere stato accecato da della polvere, Alfio lo accoltella. E in questa novella, diciamo nella prima parte, troviamo una narrazione molto, molto vivace, nel quale ci sono dei dialoghi colorati, perché appunto c'è il corteggiamento, sia il corteggiamento di Alfio verso Lola, ma anche di Turiddu verso Santa. Nella seconda parte invece troviamo le scene più drammatiche, le scene anche degli addii, nei quali Alfio dice addio a Lola, ma anche nei quali Turiddu appunto saluta per l'ultima volta la madre Gianunzia. I temi principali sono l'amore, la passione, ma anche il tema economico, la gelosia, la vendetta, e sono appunto i sentimenti che muovono tutti i personaggi. E l'evento centrale della novella, cioè il tradimento, in realtà non viene quasi descritto in sé per sé, ma viene invece descritto, se ne parla attraverso le dicerie. Attraverso le parole dei compaesani. Infatti, Verga appunto utilizza questo narratore onnisciente con una focalizzazione spesso interna, riprendendo degli elementi anche dialettali, delle frasi tipiche. E quindi questa era in breve Cavalleria Rusticana. Spero di essere stata chiara e nulla, alla prossima.